Ecco, vi stiamo abituando a sorprese bellissime in queste giornate. Sorprese perché non vi diciamo niente prima, ma noi gli accordi li abbiamo già presi. Ad esempio, l'accordo con un polistrumentista, cantautore toscano bravissimo, ha vinto un festival di Sanremo tra i giovani, un festival di Sanremo tra i big, ha vinto il controfestival quest'anno di Radio Bruno. Di chi parlo? Ma di Francesco Gabbani. Ciao Francesco! Eccolo, ciao Clarissa, ciao a tutti! Ciao, ben ritrovato. Buongiorno. Allora, anche tu sei un super attivo, uno che gira tantissimo. Come ti sei adattato a questa nuova realtà e come trascorri le tue giornate? Ma allora, io mi sono adattato, è vero, quello che hai appena detto è vero, cioè il fatto che io ovviamente per il lavoro che faccio, come tutti i miei colleghi, diciamo, sono spesso fuori casa, no? E vivo in realtà, a parte poi i periodi quando sono, si scrivono le cose e che uno sta un po' più a casa. Però sì, effettivamente mi sono ritrovato di punto in bianco, anch'io come credo tanti italiani, tra l'altro io ero in giro a fare il tour del firmacopie. Eh sì, hai fatto bene il tempo a venire qui. Esatto, e nel giro di due settimane ho praticamente girato tutta l'Italia, e quindi ovviamente il fatto di ritrovarmi di punto in bianco a casa è un po' destabilizzante. Però, come io sono solito fare, ho cercato di, e sto cercando ancora di, se vogliamo, tramutare, no? Declinare quella che in realtà è una condizione di restrizione, in realtà viverla invece che come una mancanza, farla diventare un'occasione. Cioè, io questo dico questo perché cerco di dedicarmi magari a fare, passo la mia giornata dedicandomi a fare delle cose che normalmente appunto non riuscirei a fare, no? Quindi ci stai dicendo che anche tu hai cominciato a fare da mangiare, come la maggior parte dei nostri ascoltatori, per esempio, tanti si danno alla cucina, non so se è anche il tuo caso. Facendo dei danni, oltretutto facendo dei danni, perché poi la cucina, siccome io in realtà sono abbastanza, che far cucinare un po', secondo me, è un po' come scrivere delle canzoni, no? Perché uno deve mettere insieme degli elementi, no? E che favoriscano la resa finale. però come in realtà bisogna esercitarsi. Io in realtà ho abbastanza propensione nella cucina, però poi non essendomi mai molto tempo di tanto, ecco, diciamo che preferisci mangiare piuttosto che fare da mangiare, forse. Preferisco mangiare, ecco, no, però oltre a quello in realtà mi dedico anche a altre cose, perché io ho la fortuna in realtà di abitare in un posto in mezzo al verde, sono in mezzo a una vallata qua al confine tra Toscana e la Liguria, e ho tanto verde intorno, quindi ho la fortuna in realtà di vivere anche all'esterno della casa, quindi mi dedico un po' anche all'attività, esatto, la potatura, queste cose qui, cose che normalmente insomma non riesco a fare io e adibisco, insomma, e delego altre persone per farlo, e quindi insomma, ecco, cerco di passare il mio tempo in questo modo. Ecco, sai che stiamo sentendo diversi artisti in questi giorni. Una cosa che mi colpisce è che tutti quanti si stiano dilettando a attività ricreative piuttosto normali, cioè quelle in cui ci stiamo cimentando anche tutti noi. E questo è molto bello perché dà un'idea davvero di unione, di essere tutti insieme accomunati da analoghe circostanze. Non ho ancora sentito nessuno dire, insomma, di avere fatto delle cose eclatanti o scritto il capolavoro, eccetera. Fanno da mangiare, il giardinaggio, poi, qualcuno esatto, ha imbiancato. Sì, infatti. Poi vabbè, ovviamente suono anche, perché io ho la fortuna di avere anche lo studio in casa, ho la casa studio, quindi ho uno studio del proprio di stazione dentro casa, quindi ovviamente suono anche, però ecco, per chi fa il mio lavoro paradossalmente è più speciale il fatto di pensare di poter invece fare tutto il resto che in realtà poi no, suonare o registrare, che è un po' nell'annulla. Ieri avevamo Max Pezzali che ha fatto già 3 torte e diceva che di essere insomma diventato un pasticcere provetto, ecco. Fantastico. Questo è un periodo in cui si rischia di diventare un po' tutti all'ingrasso e quindi è necessario anche adottare qualche strategia per rendere il tutto molto molto piacevole senza fare poi dei danni collaterali, perché poi insomma, vabbè, sono Pianta cose alle quali nell'orto. Si rimedia, per carità. Si possono piantare le piantine da orto in questo periodo, quindi insomma le verdure. Le verdure. Buttiamoci anche le tisane, così poi ci attapiriamo un po' tutti. Bisogna anche un po' cercare di godersela la vita in questi momenti così poco piacevoli. Senti Francesco, incrociando le dita, poi c'è sempre questo appuntamento in sospeso, l'8 ottobre, è un po' in là nel tempo, per cui in teoria dovrebbe essere, no?
sicuro a questo concerto. Sì, all'Arena di Verona. Sì, ora io fortunatamente non lo voglio dire per tirare l'acqua al mio mulino, ecco, diciamo di però effettivamente insomma la il